Buongiorno ragazzi, sono Mister Boscherini e per questa unità sulla geometria dello spazio la nostra ultima lezione riguarderà la densità. Nel corso di questa lezione vedremo come definire questa grandezza fisica, ovvero la densità, vedremo qual è l'equazione, come applicare questa equazione che lega la densità di un corpo, la sua massa e il suo volume, ma soprattutto cercheremo di fare chiarezza tra due concetti che troppo spesso vengono confusi tra di loro, ovvero la densità e il peso specifico, perché alla fine la confusione nasce proprio dalla confusione che c'è tra i concetti di massa e peso. Proprio per questo è utile fare un passo indietro, tornare a dei concetti che erano già stati toccati nel corso di scienze di prima media, e andare a vedere quali sono le definizioni di massa e di peso. Prima di tutto la massa è definita come la quantità di materia contenuta in un corpo. Quindi la massa è proprio una caratteristica intrinseca di un oggetto. Essa non cambia cambiando la posizione dell'oggetto, non cambia a seconda dell'effetto della forza di gravità. E l'unità di misura principale della massa è il chilogrammo, l'abbreviazione kg. Il peso, d'altro canto, viene definito come l'effetto della forza di gravità su un corpo. E proprio per questo, intanto, il peso è quindi una forza. Al contrario della massa, quindi il peso avrà una direzione e come tutte le forze sarà misurata principalmente usando il newton, cioè l'unità di misura nel sistema internazionale della forza, l'abbreviazione N. Ma la cosa più importante è che quindi il peso non è una grandezza intrinseca di un oggetto, ma dipenderà da dove si trova quell'oggetto, quindi dall'intensità del campo gravitazionale locale. In un posto dove c'è un campo gravitazionale più forte, a parità di massa avremo un peso maggiore, viceversa, laddove la gravità è minore, il peso sarà minore. Tuttavia, questi concetti vengono spesso confusi perché molto spesso ci si riferisce alla grandezza che noi misuriamo in chilogrammi, che noi misuriamo salendo sulla bilancia, con il nome di peso. Un modo molto utile per chiarire la differenza e anche il legame tra queste due importanti grandezze fisiche, che sono la massa e il peso, molto spesso ci si riferisce al caso di un astronauta, quindi un astronauta sulla Terra, lo stesso astronauta nello spazio, sulla Luna, eccetera. Mi faceva piacere in questa occasione fare riferimento a non a un astronauta qualunque, ma a un astronauta molto importante, molto famoso, ovvero la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che ormai è tornata sulla Terra da qualche anno, e qui la vedete in due immagini. Ecco, partiamo dal caso in cui Samantha Cristoforetti, come adesso, si trovi sulla Terra. E chiaramente ora questi numeri me li sono un po' inventati. Cioè, immaginiamo che Samantha Cristoforetti abbia una massa di 50 kg. Ecco, questa dipende solo dalla quantità di materia che si trova dentro Samantha, quindi dal numero, dal tipo di molecole che si trovano nel suo interno. Il peso si può calcolare sulla Terra moltiplicando la massa di un oggetto per l'accezione di gravità, che sarebbe 9,8, eccetera, ma si può arrotondare a 10. Quindi, se faccio 50 per 10, ottengo il peso di Samantha Cristoforetti sulla Terra, ovvero 500 newton. Ma se invece torniamo a quando Samantha Cristoforetti si trovava in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale, come potete vedere qui, una foto molto famosa, questa è la cosiddetta cupola, cioè quindi questo grande sistema di finestre puntato verso la Terra, dove spesso e volentieri gli astronauti della Stazione Spaziale si mettono a osservare il nostro pianeta, si mettono a scattare foto, come vedete qui fare a Samantha Cristoforetti. Ecco, gli astronauti in orbita sulla Terra si trovano in assenza di peso. Non è tecnicamente corretto dire in assenza di gravità, proprio perché sono in orbita, quindi sentono l'effetto della gravità della Terra, ma sono assolutamente in assenza di peso.
Ora, cosa è importante per noi? A meno che Samantha Cristoforetti non abbia cambiato dieta, esercizio, regime di esercizio fisico, la sua massa tra essere sulla Terra ed essere lo spazio non è cambiata, perché dipende proprio dalla quantità di materia nel suo corpo. Quindi questa rimane invariata, rimane 50 kg. Tuttavia, viste le condizioni di l'essere in orbita, il suo peso invece sarà pari a 0 newton. Nel caso in cui, e glielo auguro, Samantha Cristoforetti avesse l'occasione di andare, che so, sulla Luna o su Marte, dove la gravità è diversa, anzi, per più precisamente è minore rispetto alla Terra, avrà pur sempre una massa di 50 kg, ma un peso diverso rispetto a questi 500 newton. Legati ai concetti di massa e peso, ci sono i concetti di densità e peso specifico. La densità in realtà è una caratteristica ancora più intrinseca in oggetto, anzi, è legata proprio al tipo di materiale di cui può essere fatto un oggetto. Infatti, la densità è definita come il rapporto, ovvero la divisione tra la massa di un corpo e il suo volume. E qui vedete la formula che definisce la densità, no? D uguale M diviso V, D sta per densità, M sta per massa e V sta per volume. Ora, essendo la densità data da massa diviso volume, l'unità di misura della densità sarà data da unità di misura della massa diviso unità di misura del volume. Usando unità di misura base, chiaramente è chiaro che la densità avrà come unità di misura il chilogrammo su metro cubico. In realtà, e questo sarà il caso degli esercizi, anche delle applicazioni che faremo in classe, più spesso si usa il grammo su centimetro cubico. E sarà importante capire che la densità è caratteristica di un dato materiale. Molto spesso noi possiamo cercare, e questa è un'esercitazione che faccio spesso nelle mie classi, cercare di identificare un oggetto andando a misurarne indipendentemente la massa e il volume, calcolare la densità e poi confrontarle con delle tabelle su cui sono riportate le densità di alcuni materiali, come può essere, che so, l'alluminio, l'oro, il ferro, vari tipi di legno e così via. Una grandezza analoga alla densità è il peso specifico. Quindi, così come io definivo la densità come il rapporto tra massa e volume, il peso specifico è definito come il rapporto tra peso e volume. Tante cose, ora lo vedrete anche sul libro di matematica. Infatti, la densità ha anche un'altra definizione, ovvero la massa specifica. Qui si sente ancora di più questo parallelo, no? Massa diviso volume, massa specifica, peso diviso volume, peso specifico. Però, visto che densità è un termine più universale, un termine che si usa molto più spesso in fisica, io mi atterrò a quello. L'unità di misura sarà chiaramente unità di misura, questa volta data unità di misura di peso, diviso unità di misura di volume, essendo l'unità di misura principale il peso in newton e del volume il metro cubico, l'unità di misura principale per il peso specifico sarebbe il newton su metro cubico. Ora, a questo punto devo sottolineare che da qui in avanti lasceremo da parte il peso specifico, che troppo spesso nei vecchi libri di testo viene confuso con la densità, e ci atterremo alla grandezza vera e propria, che è la densità, e quindi vedremo come applicarla nelle nostre esercitazioni. Il tipo di formula da cui noi calcoliamo la densità di un corpo si presta benissimo all'utilizzo del cosiddetto triangolo magico, che abbiamo già incontrato più volte in altri corsi di studio. Nel caso della densità, esso si presenta in questa maniera: M punto sta per massa, D sta per densità e V per volume. Vi ricordo ancora una volta come si utilizza il triangolo magico. Nel triangolo magico uno va a individuare la grandezza che uno vuole conoscere, per esempio la densità, e la va a coprire. Quindi in questo caso voglio trovare la densità, l'ho coperta, cosa mi rimane? Mi rimane massa
diviso volume, che è appunto la formula che mi permette di trovare densità. Se per esempio invece volessi trovare la massa, vado a coprire la massa e ottengo che la massa è data da densità per volume. Infine, se volessi trovare il volume, basta coprire il volume in questa formula e viene massa diviso densità. Vediamo ora come applicare queste formule. Ora, noi abbiamo definito la densità e uno si aspetterebbe che okay, la formula diretta è quella in cui vado a calcolare la densità. In realtà, all'atto pratico, non è così. Il più delle volte io avrò un certo tipo di materiale di cui conosco già la densità, ne ho una certa quantità, voglio andarne a calcolare la massa. Quindi eccoci qui un esempio. Quindi ho massa uguale densità per volume, l'abbiamo visto nella slide precedente, e consideriamo due esempi. Per esempio abbiamo un blocchetto, un oggetto compatto, omogeneo, con un volume di 100 cm cubici e di alluminio. L'alluminio ha una densità di 2,6-2,7. Notate come spesso e volentieri, quindi sarà anche in questo caso, questa densità viene riportata senza unità di misura. Quando questo succede significa che è sottinteso che siano grammi su centimetro cubico. Se è un'altra unità di misura densità, allora viene riportata in maniera esplicita. Come calcoliamo la massa? Molto semplicemente prendo la densità 2,7, la moltiplico per il volume e ottengo la massa del mio blocchettino. Viene 270 grammi, ovvero 2,70 ettogrammi. Ora, supponiamo invece di avere un blocchetto della stessa dello stesso volume, scusate, quindi 100 cm cubici, ma questa volta fatto di piombo. Il piombo, come lecito aspettarsi, ha una densità molto maggiore, quella di alluminio, una densità di 11 grammi su centimetri cubici. Procediamo come prima, prendo la massa data da densità per volume e chiaramente mi trovo davanti una massa molto più grande, ovvero una massa di 1100 grammi, ovvero 1,100 kg di piombo. Per concludere è utile anche vedere come applicare le altre forme, le altre combinazioni. Ad esempio, voglio trovare la densità, vi ho già detto, molto spesso può capitare ho un oggetto di cui non conosco la composizione, so che è fatto di un unico materiale, allora misuro la sua massa, misuro il suo volume, combino queste due misure, vado a trovare la densità e poi confronto il valore con una tabella di materiali. Per esempio, se ho un oggetto che ha una massa di 85 grammi e un volume di 10 cm cubici, vado a calcolare la densità, 85 diviso 10, ottengo 8,5 grammi su centimetri cubici. A questo punto posso cercare di rispondere alla domanda di che materiale è fatto. Ovvio, se mi trovo davanti, che so, a una lega metallica, ovvero a una miscela di due o più metalli, è chiaro che la densità di questo materiale sarà una densità che sarà intermedia, e questo dipende chiaramente dai quantitativi di un materiale e dell'altro, intermedia tra i due e più componenti, tra i valori delle densità dei componenti della mia lega. Infine vediamo come possiamo calcolare il volume. Posso tornare indietro al triangolo magico, ma non lo faremo. La formula massa diviso densità, supponiamo di nuovo di avere un oggetto con una certa massa, 21 grammi, una densità 10,5 e di valori completamente inventati, il volume sarà dato da 21 diviso 10,5, il risultato è che il volume di questo oggetto è di 2 centimetri cubici. In classe poi vedremo altri esempi, ma con questa unità della geometria dello spazio è tutto. Arrivederci alla prossima volta da Mr. Boscherini.